L'agenzia Remax Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero uno al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero. Cenerelli Parquet, legno di qualità per dare calore e prestigio alla tua casa. Cenerelli Parquet non è solo legno, ma anche laminati in offerta, tutti garantiti e certificati. Cenerelli Parquet rispetta la natura con prodotti adatti alla bioedilizia. Affidati alla nostra esperienza. Ma tu voliva pizza. Con le sue pizze sottili e croccanti, cotte nel forno a legna, la pizzeria Posto Pubblico vi aspetta a Calcinelli in via Abruzzo 1. Chiuso martedì e mercoledì. Siamo ospiti del nuovissimo Fanno Center, la galleria commerciale di Bellocchi che si è rinnovata di recente, e oggi c'è una festa di apertura della galleria con un personaggio di eccezione, l'attore nonché partecipante al Grande Fratello Alessandro Tersigni. Con Lina La Gioia, che è il direttore delle gallerie Auchan delle Marche, bentornata, guarda chi c'è. Bentornati a voi per essere qui in questo nuovo centro. Infatti le novità quest'anno sono tante, avremo modo di vederci anche varie volte, di frequentare il Fanno Center per scoprirlo tutto. Qual è stata l'idea che vi ha guidato alla base di questo rilancio di Fanno Center? Allora, l'idea è stata quella di dare un giusto centro commerciale a quello che chiedeva la città, i clienti e i visitatori. Quindi si è partita da un'idea, l'idea di dare un centro commerciale alla moda, chic, elegante. E quindi lì poi tutti hanno lavorato, ha lavorato la tecnica, ha lavorato il commerciale nella ricerca dei marchi, abbiamo lavorato noi nel creare insomma tutti questi eventi e tutto quello che poi ci sarà da questo momento in poi. Ci ha messo qualcosa anche il pubblico, perché il nome è stato scelto direttamente dalla gente? Beh sì, il primo cambio effettivo che c'è stato è quello proprio del nome. Siamo passati da Galleria Auchan a Fanno Center attraverso un sondaggio fatto su Facebook e poi con in loco. I clienti hanno scelto questo nome e noi siamo stati ben felici di darlo, perché ha un senso dire che effettivamente siamo diventati un centro commerciale importante e che rappresentiamo quindi un centro vitale della zona. Si punta sulla moda, sull'oggettistica, sulla vendita di tanti prodotti, ma anche sul cibo. Sì, si è sviluppato questo progetto bellissimo che si chiama Degu-Stazione. Perché? Perché la zona è stata allestita come se fosse una vecchia stazione dei primi del Novecento. Alcune attività sono proprio all'interno di alcuni vagoni antichi, quindi l'idea era proprio quella di creare questo ambiente e poi cercando di dare il meglio che c'è sul territorio e fuori, di qualità che non è sempre, diciamo, non va sempre insieme a un centro commerciale la ristorazione di qualità e di un livello alto, e questa è la nostra sfida. Quello di oggi è uno dei primi eventi, ci sono anche tanti altri appuntamenti in programma per tutto l'inverno, immagino. Li state studiando? Beh, li stiamo studiando, cominciamo con il Natale, ma il primo di tutto sarà il 3 dicembre, avremo le selezioni della prova del cuoco, quelle ufficiali della RAI, quindi verranno qui e gli aspiranti cuochi potranno partecipare, essere selezionati per partecipare poi
al programma di Rai 1. E poi partiamo con gli eventi di Natale legati ai bambini, al momento natalizio. 2018 ci saremo e avremo delle belle sorprese. Avremo un modo di riaggiornarci. Certamente. Grazie, allora buon proseguimento di festa. Grazie a voi, buonasera. Pomeriggio qui a Fano Center. Molto bene, poi ci sono i dolci già pronti, quindi sono venuto per questo io. Hai sentito il calore dei fanesi? Molto, ma io vengo spesso da queste parti. Ah, bazzichi qua. Almeno una volta l'anno io sono qua, è una tradizione ormai. Beh. Aushan mi vuole bene. Ecco, bene, allora, in programma per il pomeriggio che cos'hai? Ancora foto? Guarda, rimango qua un po', faccio un giretto e poi devo tornare, se no mi bacchettano. Va bene, buon proseguimento. Grazie. Allora. Un bacio a tutti. Ciao. Non poteva mancare oggi il taglio della torta, una torta tutta speciale, buonissima, preparata da Sara Corroni, che è una campionessa mondiale di pasticceria. Sara, come si dice in gergo tecnico innanzitutto? Beh, sarò una pasticcera in primis. Poi è un campionato mondiale al quale ho partecipato 2 anni fa insieme a un mio collega, l'unico a livello mondiale dove si partecipa uomo-donna, si chiama Mondial des Arts Sucrées a Parigi. Come hai vinto? Con che cosa? Allora, il concorso è un concorso che si svolge in 2 giornate in realtà. E sono 10 ore ogni giornata e si deve praticamente realizzare un tavolo dove all'interno vanno fatte delle pièce artistiche, quindi pezzi artistici in zucchero e in cioccolato, e poi vengono anche rappresentate e presentate delle degustazioni, tra cui dessert al piatto, una torta al cioccolato, un dolce da viaggio e delle praline, quindi dei cioccolatini. Tutto questo all'interno, insomma, di un timing bello tosto con 16 nazioni concorrenti e appunto tutto da realizzare sul posto. La campionessa italiana ce l'abbiamo noi oggi, benissimo. Sara, invece la torta che hai preparato per oggi che cos'è? È una semplicissima torta al lampone, è un pan di Spagna leggero con una crema alla vaniglia e lampone, e una gelatina al lampone. Questa passione per la pasticceria quando è nata? Ma non c'è un giorno X, come ho già detto a chi mi fa spesso questa domanda. È una cosa che mi sono sentita crescendo e ho sempre cercato di seguire la mia passione per realizzare i miei sogni e pormi degli obiettivi giorno dopo giorno. Grazie, allora, e buon proseguimento. Grazie a voi, arrivederci. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Guarda chi c'è. Noi ringraziamo il Fano Center che ci ha ospitato per questa puntata e che è anche nostro sponsor insieme a Cenerelli Parquet, Agenzia Immobiliare Remax Orizzonti. Ringrazio anche il negozio di abbigliamento Leti Fashion in via Indipendenza 10 a Fano per la fornitura degli abiti che indosso. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Pizze sottili e croccanti, cotte nel forno a legna, la pizzeria Posto Pubblico vi aspetta a Calcinelli in via Abruzzo 1. Chiuso martedì e mercoledì. Cenerelli Parquet, legno di qualità per dare calore e prestigio alla tua casa.
Cenerelli Parquet non è solo legno, ma anche laminati in offerta, tutti garantiti e certificati. Cenerelli Parquet rispetta la natura con prodotti adatti alla bioedilizia. Affidati alla nostra esperienza. L'agenzia Remax Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero uno al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero.